Bentornati nel mio salotto. Oggi abbiamo con noi Filippo Canali. Filippo è una persona che conosco da tantissimo tempo, molto tempo. Io sapevo che si occupava di giornalismo sportivo e anche qui a Sesto TV fa una trasmissione di sport sulla piana fiorentina. Invece oggi noi l'abbiamo qui come in un'altra veste, una veste inedita in un certo senso, che mi ha anche stupito, mi ha meravigliato, mi ha preso un po' di sorpresa, perché ha portato dei libri che in effetti sono dei libri che si possono anche avvicinare al giornalismo, però c'è anche qualcosa che non si avvicina per niente. Quindi io do intanto il benvenuto a Filippo. Salve. E le chiedo di parlarci un pochino di lui. Che autore è Filippo? Allora, che autore sono? Giustamente, come dicevi, sono un giornalista sportivo, certo, è la mia specialità, ma io mi sono occupato un po' di tutta alla quale a 360 gradi su varie testate nel corso degli anni, ormai dal 95 che sono giornalista proprio iscritto all'albo. E a forza di scrivere di questo, di quello, alla fine... Ci hai preso gusto. Ho preso gusto, brava, hai detto proprio bene. E allora è stata una sfida, anche perché una volta mi hanno intervistato su Rai 3 e sbagliarono il sottopancia, invece di mettere giornalista misero scrittore. E non ero uno scrittore, ma una come predizione. Mi dicevano tutti, ma come ti sei fatto mettere scrittore e non hai mai scritto un libro in vita tua? Allora ho dovuto giustamente rimediare a un errore del TG3. Ok. Allora in qualche maniera dovevo fare. Dovevi per forza scrivere, insomma. Poi è vero che scrivere come le ciliegie, più si scrive più si scriverebbe? Sì, anche, però il problema è trovare sempre il tempo per farlo, perché in fondo se deve essere una passione diventa sempre complicato. Se deve essere un lavoro diventa proprio con la pesantezza di un lavoro. Certo. Io per fortuna lo sto facendo ancora come passione, però ecco... Mi sto divertendo e voglio provare a continuare. Benissimo. Allora, che cosa hai scritto? Che libri ci hai portato? Allora, quali sono le tue perle, diciamo così? Sì, per ora, poi ne parliamo successivamente, i miei libri in realtà sono per adesso mio soltanto e soltanto uno. Poi ho fatto due racconti per due antologie che sono stati selezionati e pubblicati. Io ho iniziato principalmente nel 2014 in occasione del centenario della Scuola d'Amicis di Sesto Fiorentino, che ho seguito come cronaca locale, e durante quella manifestazione nelle vetrine dei negozi di Sesto Fiorentino furono messe 50-60 fotografie che ripercorrevano la scuola nel tempo. Da quando praticamente era nata fino ai giorni di oggi. Per chi non lo sa, diciamo che la Scuola De Amicis è la più vecchia scuola elementare di Sesto Fiorentino. Sì, diciamo una delle più vecchie, poi chi legge il libro capisce. Okay. È una sicuramente. Leggiamo il libro. E sicuramente è la più importante. La più importante, ecco, quella sicuramente. Centro, esatto. E allora, stimolato da queste fotografie, andai dal direttore scolastico e contemporaneamente anche dall'editore Apice Libri, che è già stato sì, a questa trasmissione. Nostro ospite. E a tutti e due dissi: ma perché rimettere nel cassetto tutto questo materiale certo. Che è sicuramente interessante, tra l'altro ebbe un grosso apprezzamento da parte della popolazione sestese, perché rimetterlo nel cassetto e non creare una memoria storica? Il progetto piacque e nel giro di poco meno di un anno praticamente abbiamo raccolto tutte le fotografie, siamo riusciti a ricostruire buona parte della scuola della De Amicis con tutti i suoi 100 anni di vita, grazie soprattutto anche al grosso sostegno che mi hanno dato all'interno della biblioteca comunale con la Sara Pollastro certo. In primo piano. E quindi è venuto fuori un libro che ha avuto considerato che è un libro di cronaca locale,
ha avuto un grossissimo apprezzamento. Però anche un libro con una grossa ricerca d'archivio, cioè anche andare a cercare chi erano le persone di queste fotografie, chi c'era in quel tempo e chi era raffigurato nelle fotografie, la storia della scuola anche attraverso le persone che tu avevi visto nelle foto. Sì, quello diciamo non siamo riusciti ad arrivare più di tanto, perché comunque, ovviamente i nomi... Comunque ci avete provato. Ci abbiamo provato, qualcosa è venuto fuori, però diciamo che le fotografie, bene o male, erano talmente tante le persone riprodotte che era praticamente impossibile trovarle tutte. Allora abbiamo dovuto trovare una via di mezzo e quindi per quello che siamo riusciti a ricavare, bene. Il resto, diciamo, è stato più una ricerca di archivio e quindi abbiamo provato più a ricostruire la storia della scuola a grandi linee più che magari a cercare la singola storia della singola persona. Certo, comunque ho visto che c'erano anche registri scolastici, cioè tutto materiale proprio anche documentale della scuola. Esatto, sì, tra l'altro, e questa è stata la parte che ha fatto la Sara Pollastri in principal modo, e lei l'ha fatta col cuore in mano, perché praticamente è entrata in un archivio assolutamente inesplorato fino a oggi. Quindi vergine proprio. Vergine. E infatti per lei, che ha praticamente toccato la punta dell'iceberg, si è meravigliata, ha detto: ma com'è possibile che oggi, con tutte le persone che si laureano e che avrebbero la possibilità di andare di fare delle ricerche. A fare delle ricerche, e senza parlare poi delle persone che lo fanno proprio di lavoro, quello sarebbe un materiale incredibile. Anche una miniera incredibile. Una miniera incredibile di informazioni, anche perché nell'archivio della De Amicis sono confluiti gli archivi di quasi tutte le scuole che sono state chiuse nel tempo a Sesto Fiorentino. Comprese quelle di Castello, perché Castello per gran parte del suo tempo è stata sotto Sesto Fiorentino. Ok, quindi questo è un grande lavoro. Poi ci hai portato un altro libro che è completamente diverso, un'altra cosa, ti sei sdoppiato. Sì, allora io mi piace mettermi in gioco, mettiamola così. Allora, quale miglior modo per mettersi in gioco nella scrittura che non provare a fare qualche concorso, senza velleità di vittoria, perché ovviamente ci sono persone che lo fanno di mestiere, io lo faccio soltanto, come si diceva, per passatempo, per passione. Allora, ho partecipato a un paio di concorsi e, meraviglia delle meraviglie, pur insieme ad altri scrittori professionisti, due miei racconti sono stati selezionati. Cose strane, cioè un po' anche fuori da quella. Quindi, che è la, racconti gialli, perché visto si chiama il esatto. Club del Giallo. Uno è stato il Club del Giallo, due giornaliste sestesi, Elena Andreini e la Sandra Nistri, che fanno parte di un club di appassionati del giallo, hanno fatto questo concorso sul giallo. E insieme, io credo siano state una cinquantina di racconti, ne sono stati selezionati 12. E quindi il mio è riuscito a rientrare tra questo selezione. E quindi è stato inserito in questo libro. Anche questo ne abbiamo già parlato con Apice Libri, esatto. Perché è stato edito da Apice Libri. Dobbiamo dire per correttezza che è in corso il secondo concorso. Ne abbiamo parlato già anche la volta scorsa con Stefano Rolle di Apice Libri. Parteciperai anche a questo? Già spedito. Benissimo, perfetto. Speriamo quindi di rivederlo nella cosa. Bene, allora, andiamo avanti. Ci hai portato delle altre cose che non sono pubblicate, vediamo questo. Sì, no, allora, quello che abbiamo qui è l'ho stampato io, ma in realtà è un ebook. E quindi è reperibile su Vetrina Toscana, che è praticamente fa parte di... è sotto la regione toscana, per capirsi. Sì, certo. E anche questo è stato selezionato un mio racconto. Qui il tema è storie di piatti e territori. Okay. Quindi io ovviamente ho partecipato con tre ricette, ma la selezionata è stata quella delle budella alla sestese. Sei diventa anche cuoco, in poche parole. Io sono mangiatore, però questa mia passione del mangiare è riuscita, mi porta a questo. È riuscita. E poi
c'hai un'anteprima. Sì, con Apice Libri abbiamo deciso di fare una ristampa di un libro probabilmente importantissimo per i sestesi, che è quello di Nicola Rilli, Pinocchio in casa sua, mm-hmm. che racconta un po' la storia di come Collodi abbia bene o male scritto il suo libro più famoso, Pinocchio, qui nella zona a Castello, quando Castello era sotto Sesto Fiorentino. E insieme a questo è stato deciso di unire anche la mia tesi di laurea, qui, la facciamo che, ecco, vedere, la mettiamo anche lì, che è sempre ovviamente uno studio su Collodi, sulla biografia di Collodi, e quindi si parla molto di Firenze e della Piana. Quindi verrà un libro doppio praticamente, non scritto a due mani, proprio un libro doppio. Due libri diversi, però uniti insieme, e quindi anche questo sarà, probabilmente l'uscita sarà a settembre. Ok, a settembre. Ti do un'altra anticipazione? Okay. Accidenti, quante notizie che mi porti. A dicembre, probabilmente verso dicembre, scontiamo di uscire prima di Natale, stiamo facendo le corse, insieme a Matteo Cecchi. E grazie all'apporto anche di Barbara Checcucci, che non scrive ma che ci ha dato moltissimo materiale, siamo entrati in possesso dell'archivio fotografico di buona parte, perché è sterminato e buona parte era finito alluvionato dall'alluvione del 66, buona parte dell'archivio di Foto Fiorenza. Quindi anche con queste fotografie di Foto Fiorenza, che raccontano un po' la storia di Firenze da una parte e la storia della Fiorentina, la squadra di calcio, dall'altra, contiamo di fare due libri. Ovviamente il secondo soltanto se avrà successo il primo, perché certo, purtroppo si parla sempre di soldi, però usciremo probabilmente a Natale con molte fotografie sulla storia della Fiorentina. Ok. Insieme a Matteo. E quindi con Apice Libri o con un altro editore? Hai già trovato? Sì. Noi abbiamo un grande editore, mecenate, possiamo dire, qui su Sesto Fiorentino. Sì, ormai sono Fiorentino. Un suo cavallo. Fai parte della sua scuderia, esatto, diciamo sì. Così, degli scrittori. Evidentemente si fida di te, sa bene quello che scrivi. Ci ha detto che a volte arrivano delle cose orribili agli editori da pubblicare, quindi evidentemente non è il caso tuo, perché se t'ha mandato, sì, anzi, pubblicato. Ti dico proprio la verità, me ne ha già proposto un altro per dopo dicembre, quindi. Ok, benissimo, va bene, quindi abbiamo a questo punto conosciuto l'autore Filippo Canali, siamo stati molto contenti di ospitarlo qui nel mio salotto, sono stata molto contenta di ospitarti qui nel mio salotto, abbiamo fatto vedere i tuoi libri, speriamo che metteremo i titoli, le edizioni, quindi chi vedrà il video potrà anche vedere dove reperire i libri, perché certo, noi chiaramente cerchiamo di farli conoscere i libri, non solo gli autori ma anche i libri, per chi è interessato possa eventualmente... Sì, per fortuna Apice Libri è preparatissimo, sì, anche certo, dal punto di vista certo, distributivo, certo, e si può avere anche su internet. Certo, quindi. Certo, quindi però insomma comunque tutto fa, no? Più si conoscono i libri e meglio è. Bene, a questo punto ci congediamo, ringraziamo chi è stato, ha avuto la pazienza di starci ad ascoltare, salutiamo e ringraziamo di nuovo Filippo Canali. Grazie a voi. Alla prossima.